Pensavate me ne fossi scordato, eh? E invece no. Ho letto tantissimi dei vostri commenti dove mi avete chiesto di riportare il simulatore di paperelle. Ed eccoci qua. Riprendiamo il nostro salvataggio. Sblocchiamo... nuove paperelle, eccole! One Paperos, Hardak, Track, Pack! Chi è quell'altro? Pap! Paperossa! E sto! Mamma mia, come mi siete mancati! Come si faceva a switchare paperella? Ragazzi, allora, questa è la telecamera. Fantastico! Come si cambiava papera? Raga, come cambio? Allora, prima di tutto devo... Aspetta, ragazzi, non riesco a cambiare papera! C'era un tasto per cambiare... Sono pazzo? Sto già impazzendo. Stiamo per sbloccare una nuova papera. Ci dice i secondi. Ah no, ci dice quante papere abbiamo. Guardate in alto a destra. Abbiamo 7 papere. Credo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Guarda Hardak! Hardak stava già andando allo scivolo. Non vedo l'ora di sbloccare delle papere epiche. Però adesso la radio, se non si spegne, io la faccio esplodere. Track, ti prego, dimmi il tasto per far smettere la musica. Li sto premendo tutti. Ah, era la M. Voi sentite la musica della radio? No, io non la sento più. E tab per cambiare papera, guarda. Si sono messe tutte in cerchio. È tipo un rito satanico delle papere. Per sbloccare un'altra papera. Ci siamo quasi, ragazzi. Manca solamente la testa. No, mi sa che ho premuto P. No, ho fatto uno screen a che cosa? Pac, come stai mia dolce paperella? Tutto bene? Ah no, non avevo bloccato la generazione delle papere. Manca metà testa e finalmente riusciremo a sbloccarne un'altra. Tra l'altro, dov'è la collezione? Guardate, abbiamo le papere normali, le papere rare e le papere epiche. Poi ci sono tutte queste, Duck Please, Duck Addiction, So Many Ducks, speciali. Ci sono un botto di papere. Ma questo vuol dire che uno deve stare un botto di tempo a guardare una piscina piena di papere. Senti, One Paperos, per favore, cambia strada, eh. Cambia strada. Pap, come stai? C'era anche Sto, che Gali. Questa è la papera di Gali. E Sto. Le altre tutta... posto Paperossa, mi sa, che era fidanzata con Pac, ma poi si sono lasciati, ci siamo! Ragazzi, manca poco, manca molto poco, manca un pezzettino di testa e stiamo per sbloccare la nuova papera. Gli daremo il nuovo nome, guarda quanto è rossa Paperossa, che poi sembra il nome di una papera dei fumetti di Paperino. È tutto un papedromicidio, no, quello è l'omicidio delle papere, è tutto un mondo di papere. No, ho sbagliato, ho aperto il menu di Windows, ok? Ci siamo, ragazzi? Ci siamo? Sta per cacarmi la nuova papera? Eccola! Sta arrivando! Wow! Che cos'è? È una papera a pallini! Come si dà il nome? Aspetta, no, riportami sulla papera a pallini. Ragazzi, come la chiamiamo? Sentite il quack? Avete visto? Fa qua, qua, qua. È diverso dai quack degli altri. Fa qua, 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 qua. È come se parlasse. Io sono totalmente andato di testa. Allora era su collezione. Potevamo dargli il nome. Eccola qua. Come la chiamiamo? Punti papera. Papunti. Lei si chiama Pepunti. Detta anche Peppe. Peppe è il diminutivo di Pepunti. Eccola qua. Guarda quanto è bella Peppe. Peppe sta facendo amicizia con Sto? No, ha adocchiato Sto. Sto invece sta guardando Track. Track sta guardando Papera Rossa. Papera Rossa sta guardando One Paperos. Mamma mia, ragazzi, quanto mi siete mancati. Erano tipo 2 mesi che non venivo a farvi visita. Come state? Datemi altre papere, vi prego. Tra l'altro, ancora nessuna paperella è andata sullo scivolo. Chi sarà la fortunata vincitrice? Mamma mia, guarda Peppe. Guarda Peppe! Si sta avvicinando a Track. È da prima che lo guarda. Forse vogliono fare amicizia. Vai Peppe, parla! Mi sa che ha detto qualcosa di scomodo, perché guardate, Track si sta spostando. Aspetta! Forse Peppe vuole conquistare Pap. Guardali, si stanno avvicinando. Sta per nascere l'amore. Guarda come sono carini, Papeppe. Tipo compare Peppe, Papeppe, Peppo. No, mi sa che si stanno già separando. No, mi dispiace Peppe. Ma Pap non vuole stare più con te. Attenzione Paperossa, attenzione Paperossa. Oh, nessuno che va ancora sullo scivolo, no. Mi fate prendere il controllo di una papera, per favore? Vai. Non è che è Peppe il primo. È così difficile parlare sia con le papere che con i nomi delle papere. Pa, pe, pe, pa, 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 pa.
creato un remix. Qualcuno faccia un remix di queste cagate che sto dicendo. Ed esce una canzone tipo In Blue da Badi da Badà. Ma con le papi. Cos'è? Aiuto. Era un salvagente, mi sono cagato addosso. Oh! Attenzione, Pac! Attenzione, Pac! Ha individuato lo scivolo. Pac ha individuato lo scivolo. No, non devi andare nell'angolo, Pac. Non nell'angolo. Comunque, guardate. Abbiamo 8 papere. Ma manca pochissimo. Per sbloccarne un'altra. Vai, Pap! Sì! Pac! Scusa, ho sbagliato nome. Mi dispiace, Pac. Se ho sbagliato il tuo nome, non volevo. Guardalo. Guarda quanto è bello. Questo zoom non lo sto facendo io. Oh! Raga! Stava già per entrare nel corridoio che l'avrebbe risucchiato dall'altra parte. Qualcuna. Come si cambia? Ok, eccoci qua. Come si fa? Oh, perfetto. Pac è lì. Oh, Peppe, non devi entrare nel tubo. Nuova papera. Dove me la caghi? Sta arrivando, ragazzi, eccola. Che cosa sei? Ma? Non ho capito. È una papera fatta di muschio. È una papera fatta di pietra. Paperossa, per favore, non fissare la nuova arrivata. Che poi si sente in soggezione. Guarda Paperossa che passa dietro e dice: una nuova papera. Vediamo se puzza. Puzza? Mi sa di sì, è meglio che io vada. Allora, come la chiamiamo? Prima di tutto capiamo che cos'è. Ok, è una papera di muschio. O di pietra. Pietra muschiosa si chiama. Eccola qua, questa è la papietra muschiosa. Sentiamo il quack. Eh no, doveva essere tipo il suono della roccia che slida. Non mi puoi mettere il quack normale della papera. Guarda, sono tutti curiosi. C'è One Paperos girato, che secondo me sta confabulando con Paperossa. E c'è Sto che mi sta guardando con la coda dell'occhio. Track sta cercando di abbordarmi, ma viene fermato da Arduck. Sentite che cosa gli dice? Guarda, gli ha detto: oh, spostati, che quella è appena arrivata. Che poi ce la mettiamo in antipatia e ci ammazza tutti. Oh, ma Pac, scusate un attimo. Come faccio a cambiare? Oh, i controlli. Cambia punto di interesse con la E. Ma non funziona. Oh, vedi che funziona. Perfetto. Pac è ancora qui. Pac non se ne frega niente. Non sa né della nuova arrivata. Non sa neanche perché si trova lì. Non sa niente. Pac adesso in quel punto della vita dove si fa un sacco di domande, tipo: perché sono qui? Perché mi trovo nell'acqua? Perché sono traslucido? Quindi è arrivato il momento di cambiargli nome. Sarà Pac? Punto interrogativo. Cioè, è davvero lui? Ragazzi, sono un imbecille. Lo so, va bene? Guarda, anche Paperossa ha raggiunto Pac! Tra l'altro mi ha dato un achievement chiamato nave da crociera. Che vuol dire? Sta passando un'intera nave da crociera lì dietro! Che figa! Guarda, quella roba prima non c'era. Non è mai passata una nave da crociera. Ecco perché mi ha dato l'achievement di Steam. Una cosa divertente che non farò mai più. In effetti, io ho paura delle navi da crociera. Ragazzi, oh, mi ha salutato. Ciao, nave da crociera, stiamo per ottenere una nuova papera. Raga, ma Paperossa, l'avete visto che prima è andata nella piscina? Editor, può mettere il replay? È riuscita già a risalire? What? Oh, comunque, ragazzi, non dovete lasciare in disparte papietra muschiosa, per favore. Eccola un'altra. Bellissima! La papera. Arcobaleno, scusa. Ma vanno tutti qua. Arduck, fagli vedere come si fa. Vedi, come la chiamiamo allora? Arcobaleno. In un baleno, le balene sono in acqua, quindi potrebbe essere una papera balene, balena. Quindi una paperena, una balena, papera, papera, arcobaleno, un arcopapera. Un parco acquatico. Eccolo qua. Benvenuto, parco acquatico. Quanto sei bello. Perfetto, ragazzi, la nostra collezione si espande ancora di più. La nave da crociera sta ancora passando. Un salutone. Sì, io c'ho una papera qua che non riesce a... Sono andato sott'acqua. Non ho capito. Come ho fatto ad andare sott'acqua? Raga, avete visto che mi si è bagnata la visuale? Guarda, non posso andare sott'acqua. Ma comunque si era bagnata la visuale. Com'è possibile? Ok, com'è possibile tutto ciò? Abbiamo Pac, guarda, devi girare solo un po' più a destra, vai. Come la nave da crociera è vicinissima. Ma voi dite che le persone dentro la nave da crociera stanno vedendo il fatto... Attenzione! Stanno vedendo il fatto che io ho delle papere in una specie di piscina. No, Pac! Track!
Benvenuto anche tu nella piscina VIP. Riuscirai... Sì, ma perché si zooma da su? Attenzione, attenzione, attenzione. Niente, niente, non ce l'ha fatta. Ok, cambiamo visuale. Manca qualcosa, amici di Dora l'esploratrice. Secondo voi cosa manca? Vi do un indizio? Tipo l'acqua? Dov'è l'acqua? Abbiamo buggato il gioco delle papere. Abbiamo rotto il gioco... Scusate, mi serve una mano. Ah, è tornata l'acqua. Niente, tutto a posto, risolto. Amiche papere, siete pronte per accogliere un'altra papera? Mamma mia. Parco acquatico, come stai tu nel frattempo? Tutto bene? Sta arrivando, la sento. La papera Godzilla, che farà tremare i mari. La papera epica, la papera più bella del mondo, che non si muove. Raga? Raga? Io stavo scherzando, ma è una papera fulmine! Una para fulmini! Aspetta, questo è anche plurale! Guarda che bello! Para fulmini! Guarda che bella la nostra para fulmini! Che sta già facendo amicizia con Peppe Parco Acquatico! Ardak, lascia stare Peppe, per favore. Ma dov'è? Dov'è Pietra Muschiosa? Non stare lì da sola. Guarda, però, Parafulmini è una bravissima papera, perché sta andando già a fare amicizia con Pietra Muschiosa. Io invece adesso me ne vado a farmi una doccia, perché altrimenti a guardare le papere impazzisco. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vorreste vedere un altro video dove proviamo a sbloccare le papere epiche. Io prima che impazzisco. Ma Pac dov'è? Pac dov'è? Ragazzi, ma Pac è ancora lì. Ah, però adesso c'è anche Pap. Come stai, Pap? Tutto bene? Devo andarmi a fare una doccia. Devo andare anche a parlare con uno psicologo, perché sennò impazzisco. Addio, anzi, arrivederci.